Allora, mi chiamo Martina, ho 18 anni, vengo da Arona e faccio la studentessa e sto per conseguire la maturità. Ho un po' paura, però sto studiando abbastanza in questi giorni. Solare, spiritosa e un po' permalosa, perché sono una persona che si offende facilmente, soprattutto se ho a che fare con persone a cui tengo. Io dico sempre di sorridere, perché nella vita possono accadere cose tristi, come sono accadute a me, ma col sorriso e con la forza anche di chi ti sta accanto tutto si supera. Avevo un blog, ma l'ho dovuto eliminare perché ho avuto dei problemi. Problemi riguardanti la privacy, per non entrare troppo nei dettagli. MySpace. Conosco quelli più comuni come Facebook, Twitter, Ask, MySpace, anche Skype, WhatsApp, volendo, Facebook. È quello più completo. Puoi sia condividere foto che condividere link, condividere le tue emozioni, i tuoi stati, conoscere gente, parlare con persone che non puoi vedere, creatore di Facebook. La cosa più divertente quando le persone che non conosci ti scrivono, magari anche poesie. Mi è capitato che mi hanno scritto una poesia lunghissima, dolcissima, una persona che non avevo mai visto e che abitava in Francia. È stata una cosa bellissima secondo me. Una cosa invece brutta che può capitare è chiunque può celarsi dietro un profilo Facebook, quindi non sai mai chi ti scrive, ci sono anche quei rischi. Assolutamente la ballerina. A parte che danzo da 8 anni, anche se ho smesso per problemi al ginocchio, però secondo me ballare in TV sarebbe un'emozione bellissima, più di qualsiasi altro tipo di lavoro in TV. I selfie sono sempre esistiti, sono gli autoscatti, ma ultimamente vanno più di moda perché per condividere momenti con le persone adesso è più facile scattarsi una foto e mandarla all'amico con WhatsApp. Si scatta ogni cosa, si scatta mentre si va in macchina, mentre si mangia, c'è chi le scatta anche mentre va in bagno, quindi. I have to celebrate you, baby. Ho fame. Io i selfie li faccio molto spesso. Ieri ne ho fatti 10 mentre studiavo, li mandavo ai miei amici, prematurità, italiano, mandavo la foto con il libro. E buongiorno a loro in bocca. Secondo me il selfie perfetto prima di tutto deve fare una faccia buffa, perché se fai una faccia seria o anche solo con un sorriso semplice non ti piacerai mai abbastanza. Lo tengo in braccio, aspetto che lui guardi la telecamera e poi facciamo una foto insieme. Scarpe da ginnastica basse, per arrivare poi a pantaloncini di jeans. È una maglietta semplice, io volevo esprimere semplicità alla fine.